sorella Maria. Guai a coloro che meritano di l'inimità e tranno di male che sono dei loro genitori. Alla luce dell'alba lo compiono perché in mano è il loro potere. Sono armi di campi che risultano, di case se ne prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così disse il Signore: ecco, io merito questa genia, una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si vederà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ed altri mi passano l'eredità del mio popolo. Non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Nel suo nome speriamo.
Se il lettore o il cantore vive
gli altri rimanevano perché Gesù era in vantaggio, perché Gesù a un certo punto ha detto: ma dove sono gli altri? Ricordate i 10 lebbrosi, Gesù li conosce tutti e 10, però quanti trovano a ringraziare? Uno solo, e gli altri 9 dove sono? Hai ricevuto un grande regalo, quindi non ti grazie. Perciò questa mattina, anche nella mia fase di esuberanza, per ringraziare il maestro dell'Alberto, no? Proprio questo potere, che la persona che ha lavorato tutta la vita, arriva a una certa età, speriamo che quindi si legge una maniera proprio questa forza e salute, comunque fa la sua età, non cambierà 150 anni, però ecco, grazie a lui. La parola di questa settimana non c'è, è la parola di Dio. Uno è il primo posto, perché se no non serve a niente. Uno, siamo qui per celebrare la parola di Dio. Questa parola è anche una parola che è stata rivestita di melodie, di melodie bellissima. E allora tu mi hai dato più grande. Poi ci sono tutti, non soltanto cantare così come viene di dire, no? Dovremmo essere bravi. Come vogliamo accettare di cantare come del passato, con questa finezza, una strofa non è una lettera. Vedete, quella finezza, un guinismo non è come un normale, è un gentile, una riconoscenza, no? L'articolazione di una parola offerta, dice, come ci vuol dire. Questo, quindi al centro dove cominciare a cambiare così, se no si fa poco. Parola di Dio, missa. E il genere di voi, se volete cercare, la prima cosa, è entrare con la parola. Poi, due, questa parola, musicisti, questa parola deve cantare. E la prima cosa ci deve essere la parola, celebrata, cantata, vissuta. Ci ha lasciato dire questa parola? Sì e no. E Gesù a un certo punto dice: guardate che quello che stiamo vivendo nell'Antico Testamento si rivolge a me. Io non dico l'Antico Testamento, perché diciamo l'Antico Testamento, è una cosa vecchia. Il Nuovo Testamento soltanto l'Antico, sì, è proprio l'Antico, è un po' quello che stesso insegnare, che si è rivolto a me, è parlare di me, è quello che sento che io scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di voi e annuncerà la redenzione della giustizia. Non contesterà, cioè non sta lì a fare la guerra, non contesterà né grida, né si udrà né pensa la sua voce, non si penserà una grande inclinata che si vive. Le persone deboli, no? Che stanno così, cioè ce la fanno giusto giusto. Gesù non sta lì a dire, non ti butta lì, no, non si pensa a una grande inclinata. Non spegnere una fiamma smorta, una fiamma che si sta facendo spegnere. Come fanno tanti vostri amici? Amici, vuol dire persone amici, no? A un certo punto, quando appena tu stai un po' sotto, no? Tac, così fa la natura, si spegne, tac, ti spegni. E chi sono queste persone? Sono amici? Dio non fa questo con noi, non spegne la fiamma smorta, finché non abbia fatto il tuo fare la giustizia. Questa giustizia che cos'è? È come la giustizia di Dio non è quello che pensiamo noi. Hai fatto del male? Vieni processato e vai in galera. Questa è la giustizia umana. La giustizia di Dio, sapete cos'è? È quello. Quella è la giustizia di Dio. Dio sa che noi non siamo capaci di amarlo come lui vorrebbe. Anche se ha messo nel nostro cuore tutta l'energia, lo Spirito Santo per farci camminare nell'amore. Infatti, la persona si sposa, la persona che viene facendo il diritto religioso, ognuno di noi trova una via, una vocazione, e l'amore che spinge a questo.
possiamo mettere in pratica la giustizia di Dio. Tu puoi spezzare la catena di male che succede dappertutto, nel tuo cuore, nella tua famiglia, tra i tuoi amici, nelle società, da qualsiasi del lavoro. Ha la capacità di spezzare la catena del male. Questa è la giustizia di Dio. Basta con il male. Questa giustizia sarà compiuta, cominciamo a dire il primo, e verrà giudicata di chi è morto, ecco, giudicare, ecco, e la giustizia non avrà fine. Questo significa, a un certo punto ci sarà, adesso ci vuole un mondo che continua, di guerre, cose malvagie, cose belle, di incanto, eccetera, eccetera, l'arte della cultura, e a un certo punto lo succede, arrotolerà la storia, la rotola basta, ci sarà soltanto l'inerenza e non ci sarà più pianto, non ci sarà più dolore, non ci sarà più guerra, non ci sarà più bisogno di legge, Francesco, non ci sarà più bisogno di legge, adesso non ho bisogno, non ci sarà più morte. Questa è la giustizia di Dio. E lui l'ha presa, ha cominciato lui. Voi non siete in grado di fare questo, lo faccio io. Guardate come si fa a vivere per amore, morendo per il prossimo. Dice, ma io posso fare quello? Sì, lo devi fare, perché tu te lo chiedi, ti dà quello che ti dà per te. E se te lo chiedi perché sei capace, se no sarebbe un Dio di grande, in un Dio infame che ti chiede la morte.